La libertà è la cosa più importante, è di lì che tutto ha inizio. Libertà di collocare i soggetti nel quadro, libertà nelle loro traiettorie. Matta è rimasto architetto, come era nato, per tutta la vita. Ma un architetto in perenne movimento e contemplazione dell'universo. In quelle condizioni, si sa, la libertà è di casa. Quella di cercare, quella di sbagliare, quella di giocare e quella di viverci una bella vita. Grazie, Matta. In altre parole, dipingere era un po' come quello che facevo con Le Corbusier, e cioè disegnare, perché non potevamo costruire. Disegnavamo perché non potevamo costruire case. Cominciai a dipingere perché non potevo costruire la società. Ma invece di disegnare case, disegnavo l'essere. Vent'anni fa ho stracciato la mia patente ed ho regalato la mia auto. In questo modo scopro molte cose. Mostrare dovrebbe essere la funzione del pittore. Esplorare le trasformazioni infinite del nostro corpo, dell'universo e di questo mutare del tempo, così apprezzato dai poeti. Talvolta utilizzo la vecchia tecnica di Leonardo da Vinci. Partire da una macchia sulla tela e lasciar scorrere il mio spirito. I miei quadri sono paesaggi dello spirito. E si lancia, e la sua identità, che è una proiezione dello spazio nell'istante. Matta è un diamante, ama definirsi un solitario, e il suo lavoro è un iceberg. Tutto lo interessa, tutto lo incuriosisce, e lascia note dappertutto. Matta non rilegge mai i propri scritti, non riguarda mai troppo i suoi quadri, appena terminati li volge verso il muro. Esce a passeggiare nella vita e si pone altre interrogazioni. È una sorgente sempre nuova e non ci si può bagnare due volte nello stesso Matta. Se si cominciasse a fare un passo verso ciò che cresce in noi, attraverso la vita, attraverso l'essere costruito dalla coscienza, se ciò che nasce in noi diventasse paragonabile ad un albero, si comprenderebbe che non si tratta più di un foglio contabile, dove entra ed esce un sapere che si consuma senza interrogarsi. Dico che faccio il pittore, ma non è vero. Ti posso dire pressappoco che cosa mi capita di essere. Vi faccio vedere come mi capita, come mi sento. Io faccio come i fiori fanno venire il frutto. Tutto da solo lo fa il fiore, dentro di sé, per sé. E si può dire che fa anche il suo pubblico, giacché si sorprende d'averlo fatto. È il suo premio. E non lo fa in camera sua. Lo fa alla faccia dell'universo, fuori di sé, nel mondo.
L'arte è il desiderio di essere nell'universo, perché noi siamo fatti degli stessi atomi, delle stelle. Quando muore una stella, muore nella luce, fa luce. E io penso che la morte di un essere umano sia qualcosa di simile, solo che non abbiamo fotografie di questa luce. L'arte è questa voglia di essere universo. Andrai farfalone amoroso, notte in giorno ti torno girando, nelle belle trovando il riposo, narcisetto aduncino d'amore.